po' diverso al solito, nel senso non è la una delle tante presentazioni dei miei tanti libri, è proprio un confronto tra me e lui sul tema della rabbia. Un giorno mi arriva un messaggino su Facebook, una sera, in cui lui, che non sapevo chi fosse, mi chiede se l'amicizia, e io la do. Dopodiché chiede se possiamo parlarci, eccetera, mi telefona e mi dice appunto che è un artista drammaturgo, eccetera, eccetera, che mentre preparava uno spettacolo aveva intercettato che c'era anche il tema della rabbia, e una persona lì vicino mi ha detto: ma perché non guardi questo libro che questa persona aveva a casa, che era un mio libro? Ha detto: perché è sulla rabbia, magari ti può interessare. E lui ha aperto una pagina e ha trovato esattamente quello che gli risuonava. E quindi mi ha telefonato per dire: lo posso usare? Lui sta vivendo un conflitto interno, quindi è dinamica la situazione, nel senso che lui vuole fare questa intervista dopo 3 anni di silenzio totale, perché durante una premiazione, immaginate tipo il premio Strega, anche se non è citato, non è quello, lui prende il premio in una diretta televisiva e rifiuta il premio, praticamente mandando a quel paese tutti gli editori, critici, tutta la gente. Fa una cosa che non ha mai fatto nessuno. Quello che succede è che lui come tutti, facciamo entrare un archetipo, sì. Di fronte alla rabbia, all'ingiustizia, alla rabbia, una delle soluzioni è: mi isolo, ok? Quindi lui va nell'isolamento. L'isolamento deriva da insula, ok? Quindi dopo un po' uno si rompe di stare nell'insula. La mia proposta, che è la proposta, diciamo, del libro, ma analitica della visione di vita, non ce l'hai, è che uno non deve isolarsi, deve essere solo. Solo deriva da solus, che vuol dire intero, che è un'altra roba. Beh. Quindi se uno sta solo, ci può... Ecco. Quindi la controprova non è che dall'insula devi andare lì, devi trovare un altro modo che non è... Perfetto, ma posso dire una cosa tecnica? Perché mi sta appassionando il teatro, sì. Poi. La modalità, tra virgolette, scelta da Capaldini, quindi parliamo del personaggio, stranamente è anche ossessiva nei comportamenti, no? Cioè questo bisogno di difesa, lui lo esaspera costruendo anche un percorso che è sempre metodicamente lo stesso. Infatti si libererà con un gesto assolutamente apparentemente marginale, ma che dà atto della sua apertura e del desiderio di uscire. Porre delle regole, perché lui lo fa in un modo, voglio dire, teatrale, no? Ma le persone che io conosco lo fanno andando sempre allo stesso bar la mattina, cioè sono delle ritualità che nascono dal bisogno di protezione, che in parte va bene, anzi sono, come dire, molto contenta se voi avete dei riti, è che bisogna avere la capacità di cogliere quando il rito diventa difensivo e quando invece diventa nutritivo. E quindi la variazione è necessaria. Però c'è il momento... All'interno della Verità. Certo. Da me questa giornalista che viene a casa tua con quell'atteggiamento, se fosse stata un evento, a me l'avrei sbattuta al muro. Certo. È assolutamente giusto che la baita è mia, le regole sono mie, decido io chi viene, cioè, in un modo morbido, sorridente, carino, altrimenti che succede? Che le persone vi invadono, tutti diventano padroni del vostro tempo, sì. Ok? Che poi vi manda fuori di testa, perché invece è necessario non soltanto agli analisti, agli scrittori, uno spazio di silenzio e solitudine, è necessario a tutti per non perdere la centratura. Questo spettacolo ha diversi personaggi, no? Perché tremano diverse storie psichiche, diciamo così. Una di queste, che non è la sua, è quella del nipote. Quello che io ho detto a lui, al di là del fatto che l'attore è bravissimo, francamente, ho detto ai miei pazienti adolescenti e ai padri dei miei pazienti adolescenti: lo dovete venire a vedere. La figura che accoglie e che comunque dà anche le regole, certo, perché io ho dovuto dare le regole anche a lui, nel senso: qui ci fermiamo, qui non possiamo andare oltre, sennò il bambino con la scatola dell'ego può costruire all'infinito. Sì, sì. E non arriva a nulla, perché esatto. Se così c'è l'infinito non c'è il prodotto. Ma guarda, dico una cosa stupida: mettiamo il rubinetto, prendiamo la frittata vera, non c'è bisogno. Ci sono veramente degli avvenimenti che hanno un senso nel momento in cui accadono e non l'avrebbero avuto un attimo prima. No? Invece noi viviamo in un mondo veramente molto consumistico, per cui anche nelle relazioni si tende a voler bruciare. C'è una frase che mi dice, questo lo posso dire, nello spettacolo, che è piaciuta tantissimo, che è affrettare i finali. Molte volte, quasi sempre in realtà, la risposta sta nell'attesa, cioè mentre si attende che arrivi la risposta si forma, esatto. E bisogna imparare a desiderare, che vuol dire
guardare le stelle. Ah, sì, sì. Perché sapete che sono un'appassionata di etimologia, perché lì insomma. E guardare le stelle, vuol dire proprio così, smettere di macinare, cioè ogni tanto c'è un momento della vita in cui non si può sempre stare nel viaggio. Bisogna fermarsi e guardare e capire qual è la direzione. E la cosa più orribile è sentirsi perduti in un angolo. Lì non c'è più capacità di vedere e lì si abbassa la testa e si va fino alla fine. E che invece quello che dico io, non bisogna, in quei momenti non bisogna stringere i denti, bisogna lasciare andare. Cioè ogni volta che voi pensate sto all'angolo, stringo i denti e resisto, sbagliato. La risposta è mollo. E questa è una cosa che questa è una cosa che anche attorialmente spesso si dice agli attori di arrendersi.